Con Coach Padoano è iniziata nel migliore dei modi il suo esordio casalingo in terra di Scauri. Sì, per il risultato della partita non sono tanto contento, perché dopo un buon primo tempo dove siamo stati concentrati, attenti su tutte le cose che dovevamo fare, il secondo tempo l'abbiamo presa con un po' troppa superficialità, con troppa sufficienza. Non è quello che mi aspetto dai miei ragazzi. Noi abbiamo bisogno di crescere ogni secondo di gioco che facciamo in mezzo al campo, e purtroppo questo è stato un piccolo passo indietro. Mi dispiace, perché stiamo lavorando bene, i ragazzi si stanno impegnando bene, però è in mezzo al campo che poi si vede quello che uno lavora, che produce durante la settimana. Se non si ha la testa giusta e concentrati per fare le cose nel modo giusto, diventa tutto più difficile, allora è inutile lavorare durante la settimana. Intanto siete comunque saliti al quarto posto, perché Pescara ha perso lo scontro con la capolista, quindi in chiave playoff è una posizione guadagnata molto importante. Certo, è molto importante e faremo di tutto per conservarla. Però per farlo sappiamo che dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto stasera. Qualche elemento non ha reso per le sue attitudini. Andare a giocare le prossime due trasferte a Ostuni e a Bari, se non siamo al 100% tutti quanti per 40 minuti, diventerà difficile riuscire a vincere queste partite. Quindi questo lo dobbiamo sapere, e il lavoro che dovremo fare in questi 15 giorni, visto che ci sarà la sosta anche domenica, sarà teso appunto a questo, a stare lì con la testa per cercare di eliminare tutte quelle sbavature che ci sono viste nel secondo tempo. Forse si paga anche il cambio di coach, i giocatori forse non hanno assimilato ancora del tutto i suoi schemi. Sicuramente questo è un fattore, però non può essere così diverso dal primo e secondo tempo. Il primo tempo sono assimilati, il secondo tempo no. No, non è questo. Le cose, assimilate o no, riescono più o meno bene dall'intensità con cui tu le fai. Nel secondo tempo non c'è stata l'intensità giusta, non c'è stata l'attenzione giusta, abbiamo concesso a loro troppo in difesa, hanno fatto quasi 50 punti il secondo tempo, non è quello che mi aspetto dalla mia squadra. Beh, allora in bocca al lupo per il proseguo e per la lotta per i playoff. Crepi e grazie mille, arrivederci.